Prova. Amici dell'Hockey su Pista, buonasera a tutti e benvenuti qui stasera al Pala Pardini Sporting Center per la partita di campionato. Prova. Ci siamo. Buonasera a tutti, scusateci l'inceppo tecnico, abbiamo risolto tutto, siamo pronti per partire questa sera per la partita di campionato di A2 tra Rotellistica Camaiore e Castiglione Hockey. La formazione di casa si presenta con Brunelli, tiri innanzi, Mattugini, Giorgi in difesa e in porta Bandieri. Per la formazione ospite del Castiglione abbiamo Maldini con il numero 4, Brunelli il capitano, con il numero 29 abbiamo Cabiddu e con il numero 3 Montauti, in porta Irace. Parte la Rotellistica Camaiore col giro a 3, sono passati appena 30 secondi dall'inizio della gara, Brunelli tiene palla nell'angolo. Si guarda intorno, cerca un compagno libero, riflette, c'è Giorgi libero sulla destra. Attenzione, palla in mezzo, gol! Rete! Tommy l'ha messa dentro, il nostro gioiellino, 1-0, subito fulmineo. Simone. Datemi anche gol, bel gol. Fatto un bel gol? Sì. Gol di rapina, come si dice tra gli attaccanti. Il Castiglione riparte e si ricomincia. 1-0 per la Rotellistica. Gol fondamentale, importantissimo per i ragazzi di Elia Guidi, che possono già essere avanti dopo appena un minuto di gioco. Brunelli in posta. Cabiddu si guarda intorno, ricomincia, prova il tiro. Cabiddu, bravissimo. Bandieri sulla respinta, il palo. Il palo del Castiglione, riparte subito il contropiede della Rotellistica. Brunelli dentro, Mattugini! Ci è andato vicinissimo a questo colpo. E ricomincia a girare a 3. Tiri innanzi, la dà per Mattugini che scarica all'indietro per Giorgi. Giorgi, il velo, Mattugini tiene pallina, possesso, la mette in mezzo per tiri innanzi che non ci arriva, ma va Caparvi a recuperare subito pallina. Il giovanissimo Tommaso Tirinnanzi, appena diciottenne, che si sta togliendo tante soddisfazioni quest'anno in squadra. Cabiddu, davanti a Giorgi, Giorgi bravissimo, lo stoppa. All'indietro Cabiddu. Prova il tiro sulla respinta, bravissimo Bandieri a mandare lontano. Attenzione, palla persa dal Castiglione. Mattugini la va a recuperare,
dietro porta, gira e ricomincia da Brunelli. Brunelli, il capitano, la scarica per Giorgi che prova il tiro! Una sassata di Giorgi. Attenzione, Mattugini giù, non c'è niente per l'arbitro. Cabiddu. Tiene pallina Cabiddu. Vede lì indietro il suo compagno, scambiano i due. Cabiddu per Brunelli. Luigi Brunelli, giocatore, anche ex giocatore di Follonica fra l'altro, con un passato diciamo abbastanza prestigioso. Prova l'alza di schiaccia qui, ma la stecca troppo alta. Punizione a favore della rotellistica Camaiore. Chiama la distanza Giorgi. Simone, come ti sembra la rotellistica? Come è partita? Però va bene, spero che da a fondo. Brunelli va dentro, oh, attenzione! Contatto tra il portiere Rasce e Brunelli. Viene fischiato il fallo. Fallo di squadra. Solo fallo di squadra. Mattugini sulla pallina, pronto a scaricare per Brunelli. Brunelli la mette nel mezzo. Riparte il Castiglione in contropiede che recupera palla. Attenzione, Giorgi. Stoppa due volte gli attaccanti del Castiglione che qui però si rifanno pericolosi, ma subito Giorgi riparte, imposta per Brunelli, Brunelli davanti al portiere, Irace, Irace la para. Tiri innanzi per Mattugini, Mattugini chiama la calma, Giorgi, tiri innanzi. Scambio veloce fra i giocatori della rotellistica in questi primi minuti, cercano di far girare la pallina più velocemente possibile e cercare un varco nella difesa del Castiglione. Giorgi prova il tiro, lontano dallo specchio, la pallina esce. Il Castiglione sta cercando di recuperare il punteggio, qui prova con il numero 29 Cabiddu, però non va. Tiri innanzi, recupera palla a centrocampo. Mattugini tiene, gira dietro porta. Uno scatto, la finta in mezzo per tiri innanzi. Un po' di parapiglia e esce Cabiddu che dà subito a Brunelli. Brunelli prova il tiro. Bandieri. E parte subito Brunelli. Due contro uno. Brunelli, Mattugini. Non la trova, non la trova. Peccato, peccato. Poteva essere il 2-0. Ricomincia con la gestione di pallina del Castiglione. 20 sul cronometro alla fine del primo tempo. Rotellistica in vantaggio per 1-0. Gol di Tommaso Tirinnanzi dopo appena 30 secondi. Cabiddu prova a passare pallina per Brunelli, ma non riesce. Però gli sporca la deviazione e recupera palla subito il capitano del Castiglione. Giorgi, bravissimo! Per tiri innanzi. Tiri innanzi, si guarda intorno. Scarica lì indietro. Di nuovo a Giorgi, che imposta. Brunelli. E ricomincia di nuovo il giro a tre. Vedi Simone, quante volte l'hanno fatto il giro a tre per ora? Tantissimo. Scarica. Non vogliono sprecare pallina. Giorgi scarta tutti. E per poco non fa un euro gol. Cabiddu, Brunelli, Maldini, Mattugini recupera palla, arriva Brunelli, Brunelli da solo, Irace para e fa ripartire il Castiglione, ancora con Cabiddu, Brunelli, bravissimo Bandieri, reattivo, reattivo il nostro portiere stasera, ha già fatto almeno 6-7 interventi decisivi. Giorgi per Brunelli. Brunelli cerca un passaggio pulito, lo trova in Mattugini. Mattugini all'angolo. Prova a girare dietro porta, solita finta. Però questa volta non va, e Cabiddu può partire in contropiede da solo. Prova il tiro deviato da Giorgi e Brunelli. Riprova a recuperare pallina, ma non ci riesce perché arriva subito Tirinnanzi che gliela leva. Tirinnanzi per Giorgi.
Giorgi da Mattucini. Per Brunelli. Giorgi. Tiene palla, tiene pallina, gioca con il tempo. Vogliono avere il controllo della partita i ragazzi di Guidi. Qui perde pallina però Tirinnanzi e riparte il Castiglione, ma subito bravissimo Brunelli a recuperarla. Ne punta uno e viene fermato a sua volta. Riparte il Castiglione. Maldini prova e Bandieri para due volte. Brunelli. Scarica per Giorgi. Ancora Brunelli. Si fa la fascia, perde la pallina. Attenzione, è entrato Nardini nel frattempo che va a bloccare la visuale di Cabiddu. Fondamentale questo cambio. Palla a due all'angolo. Possesso Castiglione. Cabiddu. Prova a alzare una pallina ma non ci riesce. Mattucini. Mattucini tiene palla. Chiama i compagni Mattucini. Viene infastidita al momento però recupera palla. Castiglione riparte subito il contropiede. Giorgi si immola e leva la pallina a Cabiddu. L'uomo più pericoloso per ora del Castiglione, che ha fatto più conclusioni in porta. Nardini. Mattucini. Giorgi. Brunelli in mezzo, Nardini para, para il portiere del Castiglione. Cabiddu prova sotto le gambe di Giorgi ma la palla va fuori. Mattucini punta l'uomo, lo supera in velocità, tiene palla con il corpo. Nardini all'indietro, Giorgi per un secondo voleva provare il tiro. Nardini si guarda, cerca qualcosa, qualche passaggio da dare ai suoi compagni, non trova nulla e ricomincia da Giorgi. Prova il tiro Giorgi, Murato. Brunelli punta Bandieri e Bandieri risponde alla grande. Nardini rischia però porta via la pallina. Nardini, attenzione, non c'è nulla per l'arbitro. Giudicato l'intervento regolare da parte di Brunelli dall'arbitro. Giorgi qui leva la pallina dalla porta che aveva rimbalzato in una carambola che stava per entrare in porta. Attenzione, gioco fermo, cambio per il Castiglione. Entra il numero 7 Biancucci Lorenzo. Punizione per il Castiglione. Maldini sul tiro e ricomincia da Cabiddu. Cabiddu. Una finta, prova a metterla in mezzo. La pallina però non va e riparte Mattucini. 3 contro 2, Mattucini ha scartato due. Brunelli avanti al portiere, prova il passaggio. È un grandissimo intervento di Maldini, va a levare la pallina a porta spalancata davanti ai rimeni. Cabiddu, Brunelli. Biancucci, Maldini ancora, Cabiddu prova e Giorgi la leva ancora una volta dalla porta. Come ti sembra Giorgi in questi primi minuti, Simone? Giorgio è andato bene, è in grande difesa. È un grande difensore, stasera ha levato quante palline? Ha levato tante. Qui ci prova il Castiglione ma Bandieri para facilmente e manda la pallina fuori dalla sua porta. Maldini. Scarica per Cabiddu. Cabiddu per Brunelli. Ancora all'indietro Cabiddu. Prova, è la quarta volta che prova a provare un tiro accompagnato Cabiddu, ma non riesce a sbattere tra i difensori della rotellistica. Nardini. Mattucini. Ancora per Giorgi. Giorgi frena e la dà indietro. Brunelli, capitano.
Giorgi, ricomincia il giratore della rotellistica, che ha portato tante occasioni in questo primo tempo, questo possesso di palla da parte della rotellistica. Brunelli cerca uno spiraglio, vede Giorgi, però è marcato a uomo da Maldini. Nardini all'indietro per Brunelli. Brunelli si gira e ricomincia da Giorgi. Giorgi, chiamano di tirare perché sono passati 40 secondi, qui prova Giorgi ma non va il tiro. Maldini, Cabiddu. Cabiddu, ancora Bandieri. Nardini può ripartire. Vede Mattugini Nardini ma non può passargli perché ha tre difensori davanti a lui. Brunelli per Giorgi. Giorgi rischia ma trova Brunelli. Mattugini. Ancora per Brunelli, ricomincia a fare possesso di palla dopo i 40 secondi trascorsi precedentemente che hanno portato al tiro di Giorgi. Nardini davanti a Cabiddu, sterza fra due giocatori del Castiglione, molto bene il sottogamba di Nardini che qui per poco non va davanti. Attenzione, rigore, rigore, pattino. Giudicato l'intervento con il pattino da parte dell'arbitro e assegna rigore per la rotellistica. Giorgi si appresta a tirare il rigore. Giorgi ha già segnato diverse volte in questo campionato sul rigore. Come andrà a finire, Simone? Speriamo che fogga. E speriamo. Va Giorgi. Ed è gol! Ed è gol! Nocciolino, nocciolino! Perché lo chiamo io? Perché Tarzan. Tarzan? Possiamo chiamarlo anche Tarzan se vuoi. Non è Tarzan. Ricomincia la partita 2-0 per la rotellistica Camaiore sul Castiglione. Qui prova Cabiddu ma non trova la porta. Biancucci per Cabiddu. All'indietro Brunelli. Gestisce palla. Qui Maldini non controlla molto bene la pallina ma recupera. Cabiddu ancora all'indietro per Maldini. Il Castiglione sta provando a cercare un varco per un tiro libero che potrebbe dimezzare il vantaggio, lo svantaggio. Ancora Maldini prova a caricare ed è gol, ed è gol, gol di Maldini. Beffa in modo goffo, diciamo, Bandieri, che se l'ha vista spuntare all'ultimo. Purtroppo siamo 2-1, però nulla è perso, siamo ancora in vantaggio, vero Simone? Ce la possiamo fare? Sì, sì, è vero. Questa è una partita fondamentale per la rotellistica, chiave salvezza veramente fondamentale questa partita. Bene. Tanto c'è il time out chiamato da Guidi. I giocatori recuperano un po' le forze. Come ti è sembrato che è entrato in partita Nardini? Come l'hai visto? Vedi? Nardini. Bene, è entrato ora. Ha giocato bene secondo te? Sì. Ha fatto un gioco lì. Hai visto? Ha fatto un sottocampo che poco non va davanti al portiere, però ha portato rigore. Ha portato rigore. Quindi impatto, diciamo, molto positivo da parte di Gianluca Nardini, il numero 5 della rotellistica, che dopo pochi minuti al suo ingresso in pista ha portato rigore a favore della squadra di casa. Nel frattempo vediamo che entra Matteo Crudeli e esce Mattugini. Si riparte dal 2-1 per la rotellistica, 12 minuti e 44 alla fine del primo tempo. Il Meni si riposiziona in porta. E si riparte. Giorgi prova il tiro. Da lontanissimo ha provato il tiro, stoppato da Cabiddu, penso con il corpo. E questa fa anche male quando la prendi. Il bello di questo sport a volte sono anche i colpi che sai prendere e non mostrare un minimo di sofferenza. Qui si fa pericoloso Castiglione, però Giorgi devia con la stecca. Riparte Nardini per Matteo Crudeli che dà dentro per Brunelli. Prova il tiro Brunelli, Irace para. Cabiddu
prova il passaggio in profondità per Brunelli, non va, Giorgi lo anticipa, però perde pallina e riparte il Castiglione con Brunelli all'angolo davanti a Giorgi, prova a metterla in mezzo Cabiddu davanti a Bandieri, non riesce a agganciarla, non riesce a agganciarla Cabiddu, e ricomincia da Maldini, l'autore del 2-1. Brunelli prova il tiro parato facilmente, attenzione qui, rischia il Camaiore, ma è andata bene, è andata molto bene. Giorgi stava per passare la palla senza che Bandieri se ne fosse accorto e stava per carambolare dentro la porta. Attenzione qui, fallo, no, giudicato simulazione da parte di Cabiddu. E viene qui dato il primo richiamo al giocatore del Castiglione, assegnano il fallo di squadra per il Castiglione. Si ricomincia dalla punizione in zona difensiva per la rotellistica Camaiore. Nel frattempo è rientrato Mattugini. Ed è uscito uno stremato Giorgi, che ha dato tutto in questo primo tempo. Mattugini per Crudeli. Crudeli scambia con Brunelli, che gliela ridà. Brunelli prova a puntare l'uomo. Viene giudicato fallo di ostruzione da parte di Nardini e punizione per il Castiglione. Maldini prova una finta, Brunelli prova a accennare il blocco ma non va e ricomincia da Cabiddu. Cabiddu scarica per Biancucci, all'indietro per Maldini. Maldini prova a puntare Crudeli che viene bloccato da un altro giocatore del Castiglione, prova il tiro ma non va, murato dai difensori della rotellistica. Pallina che va in aria, Cabiddu, grande parata di Bandieri che ha preso questa pallina insidiosa che Cabiddu era andato a prendere cascando con una mano. Brunelli, Nardini, scusate, eccolo qui, nostro capitano Brunelli, l'avevo scambiato per Giorgi, sono uguali. Crudeli scarica ancora per Nardini. Nardini prova a entrare ma ricomincia da Brunelli. Brunelli salta Cabiddu, va verso l'angolo, guarda se c'è un compagno in aria, vede Matteo Crudeli che gliela ridà e riprova lo scambio ma non va. Però tiene ancora possesso Brunelli che la dà a Mattugini, qui prova con il rovescio ma non va. Brunelli, Cabiddu prova a metterla dentro per Biancucci, reclamano un fallo di pattino che non viene dato dall'arbitro. Maldini messo giù, bel colpo preso da Maldini in contrasto con Mattugini, ma viene dato il fallo alla rotellistica. Mattugini prova il tiro, parata da parte di Race. Brunelli per far ricominciare la sua squadra. Cabiddu punta, prova il tiro e qui una grandissima parata di Bandieri. Ancora Maldini davanti al portiere, grandissimo Bandieri. Grandissimo Bandieri che in un secondo tempo butta giù Biancucci, ma il gioco ormai era fermo. Reclamano un fallo Brunelli che non viene concesso. Ricomincia Mattugini che prova a dare palla, viene fischiato il fallo a favore della rotellistica per un colpo di pattino fuori dall'area. Nardini si guarda intorno, Nardini viene attaccato da Biancucci, si bloccano i due alla balaustra, palla per il Castiglione che riparte. Brunelli riordina le idee e ricomincia. Maldini, Cabiddu punta Crudeli, prova il tiro accompagnato alto, probabilmente deviato. Ancora Maldini per Biancucci che scarica per Cabiddu, prova il tiro murato da Mattugini, bravissimo Matteo, che riparte, sterza per Crudeli che prova il tiro, Irace para con la mano di richiamo.
Nardini, Brunelli, prova il tiro, Cabiddu gliela leva, riparte Maldini, la da passa a Cabiddu, Cabiddu prova sul dritto, murato da Giorgi che è rientrato nel frattempo in pista. Attenzione, qui reclamano un rigore che non c'era perché la palla era stata tirata sul pattino direttamente di Brunelli. Giorgi prova il tiro e prende Matteo Crudeli. Già c'ha più di 30 anni, poi gli fa male la schiena, va di. Dopo dice che non può andare al lavoro. Maldini per Cabiddu. Cabiddu davanti a Martucini, ritorna indietro, ancora per Maldini. Brunelli. Cabiddu che ormai era lontano. Qui colpo fortuito, pallina che va a sbattere sul pattino di Biancucci e gli fa perdere l'equilibrio. Crudeli che si è ripreso dalla botta alla grande. Prova a tirare ma viene murato da Biancucci che la passa a Cabiddu che a suo tempo viene di nuovamente scippato della pallina da parte di Brunelli. Crudeli. Crudeli in mezzo a due va via, però non ci sono compagni a cui servire in area di rigore. All'indietro per Giorgi, ancora Brunelli. Crudeli. Fallo fischiato da parte del direttore di gara a favore del Castiglione per un fallo qui all'ultimo di Giorgi. Il giocatore ha un pochino protestato, però si è subito calmato e ora il time out fa rifiatare le due squadre. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici della rotellistica che sono qui presenti stasera, il portiere Francesco Limena, il giocatore di movimento Francesco Lenci e tutte le ragazze della società. Tifosi anche. Tieni, vuoi salutare te le ragazze? Tutti i tifosi per il Camerone. E tutti i tifosi del Camerone. Sono a casa loro. Noi invece abbiamo la fortuna di essere qua. Sì. Nella speranza che un giorno il palazzetto, lo Sporting Center Pardini possa riessere stracolmo di cuori rosso-blu. Vero Simo? Vero. 10 secondi alla fine del time out, si riparte sul punteggio di 2-1 per la rotellistica Camaiore. Gol di Tirinnanzi e Giorgi, mentre per il Castiglione rete di Maldini. Sei minuti e 20 alla fine del primo tempo. Maldini per Cabiddu. Ancora Maldini, che notiamo qui in regia che gioca con l'orecchino, cosa che non si potrebbe fare, quindi voi a casa non fatelo. Cabiddu, finta al tiro, prova con l'accompagnato che Bandieri blocca con una classe ineccepibile. Giorgi, dentro per Johnny Vecoli. Johnny prova. Ah, peccato, poteva essere una buona azione. Riparte il Castiglione con Maldini e un grandissimo Matteo Crudeli va a levare le castagne dal fuoco, come si suol dire. Cabiddu prova e viene murato ancora. Mattucini per Johnny Vecoli, il pistolero. Perde l'equilibrio e viene fischiato il fallo perché si appoggia col ginocchio per terra mentre controlla la pallina. Maldini prova il rovescio, Maldini però viene bloccato da Crudeli e prende anche il fallo Crudeli. Quarto fallo di squadra per il Castiglione. La rotellistica al momento è a 3. Crudeli prova il passaggio per Johnny Vecoli che recupera pallina. Vecoli all'angolo, si gira per Crudeli. Crudeli prova a entrare in aria ma gira dietro porta. Vecoli richiama lo scambio ma Crudeli tiene ancora pallina e ricomincia da Giorgi a centrocampo. Giorgi prova il tiro ed è gol! E l'ha messa! L'ha messa ancora Nocciolino! Andiamo! 3-1! Che gol! Mamma mia!
Gol balistico, spettacolare, un gol da Cineteca. Da centrocampo carica una sassata di dritto che il portiere non vede neanche arrivare. 3-1 per i nostri ragazzi. E andiamo! Cabiddu perde pallina, però la recupera, all'indietro per Maldini. Ancora Cabiddu. Brunelli, scambio veloce. Qui perde il controllo Cabiddu. Hanno sentito il colpo del 3-1, la formazione maremmana. E riprovano nuovamente ad accorciare le distanze. Ma i ragazzi stanno veramente giocando bene e concedono pochissimo. Maldini prova a metterla in mezzo. Giorgi sporca la stecca a Brunelli e non riesce a tirare molto bene. Qui Johnny Veccoli recupera la palla. C'è Mattucini dall'altra parte. La vede. Stoppato da Cabiddu. Stoppato che riparte in contropiede. Cabiddu. Palo di Cabiddu. Aveva fatto fuori Giorgi con una mossa e per fortuna nostra ha preso il palo. Maldini prova a metterla in mezzo ma può ripartire. Johnny Veccoli ancora dentro per Crudeli. Qui l'arbitro dice che non c'è niente, primo richiamo anche per Crudeli. Simone, secondo te era rigore? Per me sì. Purtroppo non abbiamo la tecnologia del VAR, quindi l'arbitro non cocchiera. L'arbitro giudica irregolare, attenzione però, ci sono delle proteste ed è stato dato il blu, no, non è stato dato nulla. Viene richiamato Crudeli e basta. Maldini, Cabiddu, ancora per Maldini, si sono trovati molto nella fase del primo tempo i due giocatori maremmani. Qui Giorgi con un colpo da tennis tira via la pallina dalla pista e richiama i suoi all'attenzione più massima che ci deve essere in una pista da hockey. Fra l'altro rischia di prendere il nostro collega Francesco Lecci a pochi metri da noi. Peccato che non l'hai preso. Cabiddu. Ormai ultimo uomo del Castiglione Cabiddu, da lui partono tutte le azioni. Da per Maldini. Maldini va sulla fascia, gira dietro porta, prova l'alza e schiaccia dietro porta. Viene bloccato dai difensori della rotellistica. Qui che ripartono con Mattucini. Mattucini tiene pallina, la scarica per Giorgi. Giorgi ha spazio, Giorgi prova. Mamma mia, Johnny Veccoli per poco non la metteva dentro. Questione di dose di potenza del tiro, un pelino più basso e sarebbe entrato. Giorgi finta il tiro, la ridà in mezzo per Johnny Veccoli che la alza e l'arbitro fischia. No, non è rigore. Sì. Palla a due. No, punizione per la rotellistica. Veccoli, Brunelli per Giorgi. Ancora Brunelli. Giorgi che prova ancora a tirare e stavolta batte sul patino di Cabiddu, però Veccoli è scaltro e recupera su prima pallina. Veccoli all'indietro per Brunelli che la perde e perde quell'attimo per poter provare anche un tiro da centrocampo. C'era spazio. Brunelli saggiamente decide di tenere pallina per far rifiatare i suoi e concedere comunque la punizione al Castiglione. Passati 5 secondi l'arbitro ha fischiato. Cabiddu, 2 minuti e 14 alla fine del primo tempo. Maldini prova la palla dentro, viene ancora una volta levata da Giorgi. Maldini scarica per Cabiddu, che gira intorno a Veccoli, prova ma Veccoli è furbo e ruba subito pallina. Veccoli per Brunelli. Attaccato dall'altro Brunelli. Qui colpo giudicato volontario e punizione per la rotellistica.
Beccoli prova a accelerare ma sbaglia e regala palla al Castiglione che con Brunelli la dà indietro per Maldini. Maldini, tra l'altro è entrato Montauti, il numero 3, vediamolo in possesso di pallina. Maldini, Cabiddu prova a tirare però viene murato da Mattucini che un po' per la stanchezza, un po' per il colpo non riesce ad andare subito a recuperare la pallina. Ma comunque tiene botta e marca a dovere Brunelli. Qui pallina alta fischiata dal direttore di gara e si ricomincia per una punizione per la rotellistica Camaiore. Giorgio, 1:12 alla fine. Cabiddu recupera palla, all'indietro per Maldini. Finta il tiro e la passa di nuovo a Cabiddu che non riesce a fare il primo controllo. Cabiddu per Brunelli dietro porta, fronteggiato dall'altro Brunelli, due capitani, tutti e due Brunelli di entrambe le squadre. Maldini, 48 secondi, Cabiddu prova, reclamano un pattino che non c'è. Giorgi tira via la pallina, Mattucini prova e va via a Montauti. Mattucini all'indietro per Giorgi che sbaglia e regala la palla a Cabiddu, 25 secondi alla fine, Cabiddu prova a puntare ma ancora Brunelli la leva e di nuovo Mattucini in recupero va a levare la pallina dall'hockey Castiglione. Mattucini tira via la palla verso l'angolo, carambola e la palla ritorna a centrocampo. Brunelli recupera pallina, 2 secondi alla fine, prova il tiro. Finisce qui il primo tempo, 3-1 per la rotellistica Camaiore contro l'hockey Castiglione.
Bentornati qui al Lido di Camaiore, al Pardini Sporting Center. Sta per iniziare il secondo tempo tra Rotellistica di Camaiore e Hockey Castiglione. Punteggio sul 3-1 per i padroni di casa. Qui con me a mio fianco, come sempre, il mio amico Simone Bonetti. Che primo tempo abbiamo visto, Simone? Abbiamo visto tutto bene, 3-1, ora c'è il secondo tempo, speriamo bene. Speriamo sempre il meglio per i nostri ragazzi. Si riparte e subito avanti la Rotellistica con Mattugini che scambia dietro porta con Tirinnanzi. Tirinnanzi però non si fa rubare la pallina e la dà. No, non scarica e recupera entro i 5 secondi possibili per rientrare dalla propria metà campo. Mattugini scambia con Nardini, ora per Brunelli. Ancora Gianluca Nardini, riparte nuovamente il giro a 3 della Rotellistica che tante volte abbiamo visto in questo primo tempo. Brunelli scarica per Mattugini che va avanti. Tirinnanzi davanti agli due casi si rialza e ricomincia Mattugini per Brunelli. Chiamano i secondi e tira Brunelli proprio adesso allo scadere. Riparte con Cabidu, il Castiglione in contropiede. C'è libero Brunelli dall'altra parte, viene servito ma ha solo due volte Bandieri risponde no, oggi non fate gol. Qui prova un alza e schiaccia dietro porta Brunelli, ma la pallina va lontano dalla porta di Bandieri. Cabidu prova ancora col tiro accompagnato, non va, para facile Bandieri. Qui richiama i suoi Bandieri all'attenzione in difesa, troppi tiri in questo secondo tempo da parte dei giocatori di Maremmani. Brunelli viene messo giù, non c'è nulla per l'arbitro, chiama a giocare, attenzione, fischia fallo di squadra a favore del Castiglione. Fallo fatto su Maldini da parte di Brunelli. Maldini autore dell'unico gol maremmano di questa sera. Cabidu, tocca per Maldini, che imposta per Brunelli. Brunelli si guarda intorno, prova a metterla in mezzo, deviata da una stecca di difensore della Rotellistica. Nardini va a recuperare pallina. Nardini sterza le finte, va via due Nardini. Ancora Nardini, guarda Tommaso Tirinnanzi in mezzo, lo serve ora. Però la palla è un pelino indietro e non riesce ad arrivarci il numero 4 del Camaiore. Brunelli. Cristiani è dietro porta, si guarda intorno. Ha davanti a sé Biancucci e Maldini, ma dà indietro per Cabidu. Cabidu fa fuori Tirinnanzi, entra dentro e per poco non arriva al 3-2. Con Biancucci che a pochi metri dalla porta non riesce a cogliere la pallina. Attenzione Brunelli, è partita forte il Castiglione in questo secondo tempo, sta cercando di recuperare lo svantaggio. Brunelli ancora dietro porta, davanti a Bandieri, Bandieri ancora! Ancora con un riflesso felino, la valle vale di testa, palla insidiosissima. Maldini scarica per Cabidu, ancora una volta Bandieri tiene pallina, un po' di battipiglia tra Biancucci e Nardini, i due devono stare molto calmi perché l'arbitro potrebbe prendere subito provvedimenti. Nel frattempo il capitano Brunelli cerca di calmare gli animi e Bandieri di spiegarsi con l'arbitro. Tutto sembra essere rientrato nella calma, ci può stare che magari la tensione, l'agonismo a volte vanno a sfociare su cose che non fanno parte dello sport, ma non è questo il caso perché si riparte subito, ancora col sangue dentro agli occhi, Nardini, dietro porta, Maldini prova a levargli pallina ma non ci riesce, ancora Nardini la tiene con caparbietà e la scarica per Tirinnanzi. Con una finta all'indietro per Brunelli. Brunelli guarda ancora Nardini che non può passare Tirinnanzi perché c'è un difensore. Ora arriva il passaggio. Tirinnanzi dà per Mattugini. Mattugini prova a varcare la linea dei difensori ma viene fermato da Brunelli. Però recupera palla subito Mattugini. Palla presa male, prova Tirinnanzi, però scadono i 5 secondi. Possesso per il Castiglione. Biancucci per Maldini. Maldini sterza, rientra, prova un tiro di rovescio lontano dalla porta di Bandieri.
Cabiddu va a recuperare palla, ma Nardini è più veloce di lui. Nardini alza quel poco che basta la pallina per arrivare a Tommaso Tirinnanzi. Ora Brunelli all'angolo, perde pallina e viene recuperata da Brunelli, parte il contropiede del Castiglione. Cabiddu, sentiamo Elia Guidi che richiama i suoi dalla panchina. Bandieri disinnesca subito Cabiddu e fa ripartire i suoi, con Brunelli che lotta sulla balaustra e si porta a casa una pallina a due. Chiama la calma Guidi, che tra poco arriverà il cambio. Vediamo già pronto in panchina a entrare Giorgi, autore di due gol. Subito Nardini ruba palla, Tirinnanzi non riesce ad arrivarci. Cabiddu va fuori, Tirinnanzi con una finta, Cabiddu davanti a Bandieri, ancora una volta Bandieri la prende. Iacucci ruba palla a Nardini, serve Cabiddu davanti a Bandieri, ancora Bandieri, ancora Bandieri, e via il contropiede. Brunelli davanti al portiere, Brunelli parato dal portiere del Castiglione. Qui riparte il Castiglione in contropiede, tiro probabilmente murato da Brunelli, che accusa anche una pallinata. Vediamo, nel frattempo è entrato Giorgi, forze fresche, è uscito Tommaso Tirinnanzi. Come l'hai visto, Tommy? È un bravo ragazzo. Qui riparte intanto l'azione con un tiro di Cabiddu che non va a impensierire Bandieri. Brunelli prova a saltare Cabiddu, non ci riesce, viene fermato. E ora riparte Maldini, scarica per Cabiddu, dentro per Biacucci, ancora una volta Bandieri. Attenzione, fallo di Biancucci, scintille tra i due, tra Nardini e Biancucci. Grandissimi interventi, sì, che volevi dire, Simone? Attenzione, qui Brunelli prende la traversa quando siamo a 19:30 alla fine del secondo tempo. Tiro sul dritto che va a incrociare la traversa, niente da fare per il portiere. Ancora una volta Bandieri schiaffeggia la palla e la fa subito per Mattucini, dentro per Brunelli. Di poco al lato, ma non entra la pallina. Ancora una volta qui si fa pericoloso il Castiglione con Brunelli, che la dà dentro per Biancucci. Ancora una volta Bandieri con la mano di richiamo. Mamma mia, stasera Bandieri quante le sta prendendo. Mattucini dentro, prova, ma Cabiddu gli sporca il tiro e riparte subito il Castiglione. Cabiddu sterza davanti a Nardini, si riparte, contropiede, uno contro uno, Mattucini contro Brunelli, lo salta, prova, la palla che si alza, quel troppo che non va a impensierire il portiere del Castiglione, purtroppo per noi. Tiro deviato da Giorgi, viene richiamata una stecca alzata da parte dell'arbitro. Abbiamo visto il portiere Irace del Castiglione due volte contro Brunelli e una contro Mattucini rispondere molto bene e tenere ancora viva la sua squadra. Nardini che va a prendere questa pallina sporcata ancora una volta con Biancucci, i due si stanno cercando più di una volta, c'è tensione in pista. Nardini per Mattucini. Nardini si incarta un pochino ma riesce a recuperare pallina, arriva Cabiddu e fa ripartire il Castiglione. Gigi Brunelli prova a metterla dentro, un tiro cross che non impensierisce Bandieri. Giorgi, due contro uno, Brunelli, eccolo lì! Il capitano! 4-1 per la rotellistica! 4-1! Simone, che gol che ha fatto? Ha fatto un bel gol! Davanti! Bellissima azione tra Giorgi e Brunelli. Un grande capitano! Un grande capitano, come dice il mio amico Simone Bonetti, ripetilo! Ripetilo pure! Pure! Un grande capitano, Emiliano Brunelli, il cuore di questa squadra, va a cercare il gol del 4-1 e lo trova in una maniera strepitosa. Riparte il Castiglione con Cabiddu,
per Maldini. Maldini la ridà a sua volta, ha capito che prova a tirare sul primo palo, ma Bandieri attento anche stavolta. Bandieri attento. Nardini in profondità per Brunelli. Brunelli prova a darla dietro per Mattucini, per poco non arriva. Nel frattempo arriva Brunelli che gli scippa la pallina, prova il tiro, Murata ancora da Nardini, bravissimo. Che ora va a cercare palla nell'angolo per far rifiatare i suoi, per ricominciare. Però sbaglia il passaggio, capito? Davanti al portiere, fuori, fuori, fuori. Si può ripartire, però viene preso controtempo Brunelli e non riesce. Chiamano la calma in panchina Elia Guidi e il nostro DS Gianmarco Francesconi. Nardini, la piruletta davanti a Biancucci, ormai una sfida fra i due. Lo scarico di Brunelli per Giorgi che prova il tiro! Di poco al lato sul primo palo. Maldini per Brunelli. Cabiddu. Ancora per Gigi Brunelli. Maldini dietro per Cabiddu che prova il tiro! Mandieri nel secondo tempo, dopo la respinta della balaustra, riesce a bloccare la pallina. Così Giorgi può riprenderla. Tira un pochino troppo forte, viene sporcato da Brunelli, fa ripartire Castiglione con Maldini. Maldini murato ancora da Brunelli. Pallina fuori, time out chiamato dai ragazzi della rotellistica Camaiore. Grande primo secondo tempo da parte della formazione versiliese, che sta facendo imporre il suo dominio in pista. È vero. Ma che gol che ha fatto Brunelli. È bello. Ma che gol che ha fatto Brunelli. Il nostro capitano. 1-2. 1-2 micidiale con Giorgi. Intanto vediamo che durante il time out si sta scaldando il mago Massimo. Massimo Antonelli è pronto per regalare qualche magia in pista anche stasera. Esce Mattucini e entra Massimo Antonelli. Ricordiamo che l'Hockey Castiglione nella precedente gara aveva pareggiato con la capolista CGC Viareggio per 2-2, mentre il Camaiore era andato a vincere qui in casa contro l'SPV per 4-3. La formazione che aveva sorpreso, perché comunque era riuscito a ottenere un grande risultato contro la capolista, però stasera sembra mancare qualcosa in più ai ragazzi della Maremma. Buon per noi, no? La prossima c'è qualche cento. Ricordiamo il prossimo impegno della rotellistica che andrà a affrontare il CGC Viareggio al Palabarzacchi. Brunelli si riparte. Maldini gli scippa palla per un secondo, poteva essere pericoloso. Vediamo che è entrato l'altro, il numero 3 del Castiglione, Montauti. Il mago davanti a due, prova la magia, la trova per Brunelli, che viene bloccato all'ultimo. Ma attenzione, c'è un cartellino blu per il portiere del Castiglione. Viene dato cartellino blu a Gabriele Irace, considerato, diciamo, scorretto l'intervento da parte del portiere, dell'estremo difensore che va a agganciare con la stecca Brunelli, valutato così dall'arbitro. E quindi power play per il Camaiore. Punizione di prima, entra il profeta Mattucini. Vediamo che nel frattempo è entrato il secondo, Donnini, che si prepara per la punizione di prima. 15:52 alla fine del secondo tempo, 4-1 per la rotellista Camaiore, che prova subito Mattucini ma viene subito parato da Donnini. E ora si va col power play per 2 minuti. Il Castiglione giocherà in 3 giocatori di movimento. Maldini tiene palla, prova a giocare col cronometro per tenere lo svantaggio numerico almeno fino alla fine della penalità. Maldini ancora, Montauti per Brunelli. Maldini ancora, Montauti. Mancano 10 secondi e poi deve tirare. Montauti va all'angolino e Gianluca Nadini recupera pallina. Mattucini chiama la calma il mago.
nel frattempo a Mattucini per controllare la pallina e il gioco per questi ormai un minuto e mezzo di power play. Giorgi prova la finta, viene intercettata da Brunelli ma recupera Nardini che la dà indietro di nuovo per Giorgi. Mattucini dentro per il mago, sul primo palo Donnini para facilmente. Brunelli gira dietro poco.